Sì, l'analisi l'abbiamo fatta. Io penso che sin da subito, appena finita la partita, penso che l'analisi era molto chiara nelle nostre menti. Naturalmente l'abbiamo ribadito poi in allenamento ieri, ci siamo chiesti alcune cose, dico anche ai giocatori, abbiamo chiesto alcune cose su come è potuto succedere determinate cose in campo, ma soprattutto parlo, purtroppo dico, parliamo sempre la solita cosa, di atteggiamento. Perché riguardando la partita, non possiamo dire che l'approccio alla gara è stata pessima, come magari è potuto succedere nella precedente partita, ma secondo me i primi 6-7 minuti siamo andati, cioè, bene, intensi, anche perché loro hanno fatto in 6-7 minuti 8 punti, quindi questo significa che quantomeno l'approccio e l'aggressività in difesa c'è stata. E poi siamo andati in attacco, abbiamo anche scelto dei buoni tiri, abbiamo fatto canestro, però piano piano, levando quei primi 6 minuti, poi è stato tutto a favore loro. Nel senso che loro sì hanno giocato una buona partita, però secondo me noi ci abbiamo messo del nostro, nel senso che non aggredendo più in determinate situazioni, non trovando canestri in attacco anche facili, purtroppo abbiamo, secondo me, perso fiducia e purtroppo poi la partita è andata tutta a favore di Omegna. E noi ci siamo posti delle domande, abbiamo fatto autocritica ognuno di noi e sappiamo bene che non basta, non basta. Essere aggressivi per così poco tempo e non continuare per il resto della partita. È chiaro che uno non può pretendere di essere intenso e aggressivo per 40 minuti, ma cerchiamo, soprattutto in allenamento, di allenare questo aspetto per portare questa aggressività a lungo raggio. Nel senso che, ripeto, non per 40 minuti, ma sicuramente per 35-36 minuti dobbiamo cercare di essere intensi. Dobbiamo cercare di arrivare da qui in avanti a poter essere aggressivi tutta la partita. E parliamo sempre di atteggiamento, atteggiamento. E io penso che a fine partita anche i volti dei ragazzi erano affranti per questo, perché io penso che ognuno di loro non voglia fare queste figure, non vogliamo tutti quanti fare queste figure, però è normale che magari l'unica cosa di positivo che posso pensare è che ok, abbiamo perso una grande occasione, perché secondo me era una grande occasione quella di vincere la partita, però spero che per il futuro questo possa essere l'insegnamento a noi che dobbiamo lottare ogni partita per rendere le cose agli avversari difficili, perché nel momento in cui tu giochi una buona partita e poi alla fine per varie circostanze la perdi, ok, perdi sempre una partita, però tu stesso pensi che l'atteggiamento messo in campo ha dato dei frutti, poi si può vincere, si può perdere. Però in quel caso purtroppo domenica non è stato così. E l'unica cosa che si può pensare in positivo è che per fortuna rigiochiamo subito giovedì, perché è accantonata la partita di domenica, già da stamattina accantonata, perché ieri abbiamo fatto allenamento, abbiamo detto alcune cose sulla partita di domenica. Per fortuna già da stamattina stiamo lavorando per quanto riguarda Tortona. La cosa di positivo è che giochiamo subito, perché tutti quanti, tutti i giocatori e tutti quanti abbiamo voglia di riscatto. È normale. E per fortuna rigiochiamo giovedì. Poi dico, il fatto che saranno partite più o meno toste, secondo me lascia il tempo che trova. A noi ci serve, a noi stessi, mettere in chiaro determinate cose in campo. In chiaro parlo sempre di atteggiamento e di aggressività, questa è la chiave fondamentale. Sì, nelle ultime 3 partite hanno fatto 3 sconfitte e già abbiamo visto insieme al coach determinate cose su di loro nei video e sappiamo che è una squadra secondo me completa, è un ottimo quintetto secondo me. Americani di livello, soprattutto Brooks, che è un gran giocatore secondo me per questa categoria. E sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che loro saranno con il coltello tra i denti appunto per queste sconfitte che hanno subito. Però cioè, noi non dobbiamo partire da qui già sconfitti perché incontriamo una squadra, diciamo, di un certo livello, assolutamente no.
noi ci dobbiamo giocare la nostra partita perché sappiamo che se mettiamo in campo determinate cose, sappiamo che possiamo dare fastidio a tutti, indipendentemente dalla caratura della squadra. E noi infatti puntiamo proprio su questo. Intanto lavorare sulle nostre cose, ma soprattutto, dico, a parte le cose tecniche e tutto, lavorare soprattutto sull'aspetto mentale di andare a affrontare una gara del genere. È normale che loro vengano da tre sconfitte, però sappiamo che noi veniamo da una sconfitta, secondo me, bruciante, perché l'ultima nostra sconfitta è stata bruciante, secondo me. Quindi io penso che qualcosa deve accadere nella nostra squadra, nel senso è un orgoglio. Tutto quello che abbiamo dobbiamo cercare di metterlo in campo. Poi è normale, le partite si possono vincere o perdere. A me interessa che avvengano dei miglioramenti sotto, prima di tutto dall'aspetto mentale e poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Quindi non abbiamo paura di affrontare la squadra, ma siamo fiduciosi che se facciamo le nostre cose possiamo dare fastidio a tutti. Allora, intanto in questo periodo, soprattutto in queste 2 settimane, ha lavorato veramente forte Smith, cioè ha lavorato tantissimo con il preparatore Antonio, veramente forte, abbiamo lavorato insieme anche le mattine con me per fare del lavoro individuale e già abbiamo cominciato a inserirlo all'interno della squadra per quanto riguarda gli allenamenti. Quindi per noi giocatore è normale che abbia bisogno di un po' più di allenamento insieme alla squadra. E per quanto riguarda la sua forma, è normale che venendo da un infortunio, anche lui ha un pochettino, diciamo, non paura, ma le cose cerca di farle in maniera, diciamo, non soft, ma quasi. Però attualmente ti posso dire, ti posso assicurare che il giocatore anche mentalmente ha recuperato proprio dall'infortunio, soprattutto mentalmente, e sta cominciando a spingere forte. Quindi vedremo già da giovedì cosa decideremo insieme al coach, insieme alla società, se pensare a un suo coinvolgimento all'interno della squadra. Mi sono permesso di scrivere domenica sera che ci farei di prendere di più da te stesso, perché spesso e Sì, l'ho volentieri letto. sembra che hai la possibilità ma non, tra virgolette, il coraggio. Magari Sì. Dal coraggio è il termine sbagliato, tu che pensi di questo? punto di vista personale penso che hai perfettamente ragione. Il coach mi sta dando tanta fiducia, mi sta facendo giocare, quindi devo riuscire a dare di più e essere più coinvolto in campo. E poi è stata, diciamo che è stata una partita tosta perché siamo calati di intensità, però dal punto di vista personale so che posso fare di più. Non solo dico dal punto di vista di punti, perché poi le statistiche per me non sono importanti, dico posso dare un contributo maggiore alla squadra e quindi ti do perfettamente ragione su questo punto di vista. Riguarda la partita, sicuramente non è stata la migliore della nostra No, per quanto riguarda la stagione. partita sì, c'è stato abbastanza esaustivo e cioè, quello che posso dire è che siamo calati di intensità e che poi cioè, alla fine la partita è fatta anche di episodi. Ci sono stati momenti in cui potevamo recuperare, abbiamo sbagliato 3-4 tiri facili e poi da lì non siamo più riusciti a rientrare in partita. Loro hanno messo 2-3 tiri da 3 che ci hanno ammazzato, poi va bene, quello capita, però alla fine l'atteggiamento è quello che è mancato come è già stato detto. Infatti noi in allenamento ci alleniamo sempre al massimo, diamo sempre tutto, poi alla fine in partita che dobbiamo essere forti e riuscire a mantenere quell'intensità che alla fine c'è stata nei primi minuti, riuscirla a mantenere per tutte e 40 minuti. Quello è il salto di qualità che dobbiamo fare come squadra, che poi siamo riusciti a fare alcune partite, ma ci è mancato nelle ultime 2 partite con Agrigento e con Omegna domenica. La chiave è per me allenarci tutti
tutti i giorni al massimo, sempre con la stessa intensità per 2 ore, in quelle 2 ore dare tutto, perché poi dall'allenamento è che viene quello che fa in partita. Però, cioè, posso assicurare che in allenamento tutti danno tutto e poi in partita tutti cercano di dare tutto, anche se domenica non è sembrato così.